Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Parleremo di Netscape Navigator contro Internet Explorer. In una playlist di retro computing non si poteva ignorare il primo periodo dello sviluppo di Internet, ignorando tutta la lotta commerciale che detonò tra Netscape Navigator contro Internet Explorer. Questo breve podcast si ricorderà brevemente cosa rappresentarono i due browser all'epoca iniziale di Internet, in cui Google ancora non esisteva. Quel tempo lontano c'erano però vari motori di ricerca ed erano i due tipi: search engine umani come Yahoo e Virgilio, oppure motori di ricerca robotici come AltaVista ed Hotbot. Motori di ricerca umani trovavano qualcosa di pertinente quando si cercava qualcosa, però non riuscivano a catalogare la grande massa di nuovi domini e siti che si andavano aprendo a tassi di crescita esponenziali. Dall'altra, i motori di ricerca robotici difficilmente trovavano qualcosa di pertinente. Gli occorreva scorrere molto più di 3 pagine per riuscire a trovare qualcosa di ragionevolmente utile e pertinente cercando con una query. In quest'epoca lontana, anzi lontanissima, in cui Google non esisteva, ebbero a combattersi una mitica battaglia commerciale per quale browser usare sul protocollo HTTP. Netscape Navigator fu il primo web browser grafico di successo della storia dell'informatica. Nato negli anni 90, fu per un periodo il browser con percentuali di utilizzo elevatissime. Successivamente il numero di utilizzatori si ridusse sino a scomparire nel 2002. Netscape Navigator era un software a pagamento. Internet Explorer era un software gratuito diffuso da Microsoft ed era integrato all'interno del sistema operativo Windows. Il crollo del mercato Netscape fu la premessa del processo antitrust, in cui fu dichiarato che introdurre nella Graphic User Interface di un sistema operativo un browser web era una pratica commerciale illegale e monopolistica. La decisione legale fu però tardiva. Ormai Internet Explorer, sfruttando l'enorme numero di macchine su cui Windows era installato, era diventato de facto il browser dominante in Internet. Il browser Netscape Navigator nacque nel 1994 per l'iniziativa di Jim Clark e Mark Andreessen. Quest'ultimo era stato uno degli sviluppatori che avevano creato il web browser NCSA Mosaic. L'impostazione di Netscape Navigator diede l'inizio anche allo stile grafico di Linux e fu da ispirazione per le interfacce grafiche Java. Netscape Navigator fu presente dal 1994 con Mosaic Netscape, che poi divenne Netscape Navigator, fino al 2004 Netscape Communicator 4.8, cui seguirono poi vari aggiornamenti sino alla 7.2 di Netscape Communicator, però sul codice di Mozilla, sempre nel 2004. Internet Explorer, noto anche come Windows Internet Explorer, fu un browser web grafico proprietario sviluppato da Microsoft ed incluso in Microsoft Windows a partire dal 1995, quindi dentro Windows 95, Windows 98, Windows ME, NT4, Windows 2000, XP Vista. Poi Internet Explorer fu abbandonato nello sviluppo con l'avvento di Chrome e di altri browser. L'ultima versione supportata fu Internet Explorer 11 per Windows 8. Le principali differenze tra Internet Explorer e Netscape Navigator riguardarono il fatto che Microsoft aggiunse dei tag speciali nell'HTML con comandi aggiuntivi non standard con il W3C.
Stessa cosa accade per JavaScript quanto per i controlli ActiveX. Internet Explorer era integrato nel sistema operativo, le finestre delle directory erano trattate come pagine web. Le principali critiche rivolte ad Internet Explorer riguardarono la sicurezza. Furono trovate molte falle software che consentivano l'esecuzione di comandi malevoli sia nel browser quanto nella tecnologia ActiveX, che permetteva l'installazione da remoto di programmi indesiderati e non noti sulla macchina dell'utente. Nel gennaio del 2010 l'Autorità Federale per la Sicurezza della Tecnologia dell'Informazione della Germania ebbe a sconsigliare l'uso di Internet Explorer nelle versioni 6, 7 e 8 su sistemi operativi XP, Vista, Windows 7 per motivi di sicurezza informatica. Gli stessi problemi di sicurezza del browser della Microsoft favorivano contemporaneamente la crescita del mercato di browser concorrenti, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, eccetera. C'era una volta Netscape Navigator contro Internet Explorer.